Ok, bene, ti stai mettendo bella forza. Cerca di guardare i miei occhi. Cerca di guardare i miei occhi. Anche quando ti guarderò, continua tranquillamente a guardare i miei occhi. Continua tranquillamente. E questo è un esercizio che farà. Mettici bella forza, tranquillo, tutta l'energia che puoi. Tranquillamente, come se volessi sollevarti in cielo. Guarda. Questa è la risposta a quello che diceva lui, come cosa si può fare. Ci sono tecniche di varia forza, questa non, con lei non ho utilizzato una tecnica di forza alta, questa è la tecnica di forza alta, nel senso che questa è una tecnica che abbiamo visto questo soggetto entrare in uno stato. Allora, così siamo in posizione adatta. Questa è la risposta a quello che diceva la persona. Ad ogni persona sta tenendo delle posizioni che normalmente, anche se si stanno abbassando leggermente le mani, si stanno abbassando non nella maniera che voi fate normalmente in certe situazioni, ma si stanno, è fatta con lei, se non comunque qua è la mia, non è che non ci rimanesse. Con lui ho fatto mettere tanta forza alla tua pancia, al tuo petto, alla tua testa. Muovi il dito indice destro, muovi questo dito, guarda bene, e quando ti rendi conto all'interno di te stesso di questa luce, muovi il dito indice, vai verso questa luce in un altro tempo, in un altro luogo, verso questa luce, vai verso questa luce, vai verso questa luce, vai verso questa luce. Che succede? Che adesso fa una specie di regressione, no? Un viaggio astrale spontaneo, non è guidato, non gli dico vai lì, vai là, vai su, vai giù, semplicemente lui sarà un viaggio in se stesso, da qualche parte, deve essere una specie di viaggio astrale, non è che gli ho detto devi potrebbe anche vedere casa sua, non è detto che debba vedere un altro posto e un altro luogo, un altro tempo, potrebbe vedere anche sì, un altro posto, un altro luogo, può essere anche un altro tempo. La realizza, lo stacca dalla testa anche perché sarebbe nella testa e quindi